Benvenuti! Benvenuti a tutti. Oggi menù hollywoodiano, cioè abbiamo reinterpretato alcuni piatti di star famose. Tra l'altro avremo ospite Paolo Limiti, che oltre a essere un conduttore delizioso, un grande intrattenitore, è un grande esperto di dive hollywoodiane, ne ha conosciute tantissime e quindi avremo modo di parlare con lui di un sacco di argomenti. Allora, vediamo però prima il nostro menù. Incominciamo con le linguine in salsa di Sofia. Indovinate chi è Sofia? Naturalmente Sofia Loren, che ha scritto anche un libro di cucina. È un pesto un po' particolare, fatto col prezzemolo, molto buono. Poi facciamo un maialino bardato e qui entra in gioco uno chef molto famoso soprattutto tra le star americane. Lui ha un bellissimo ristorante in Umbria e lì spesso invita e fa cucinare queste star americane. Quindi anche con lui, oltre a cucinare, avremo anche da parlare di cose interessanti e anche un po' di pettegolezzi. Poi facciamo appunto l'Angel Food Cake, che è una torta molto alta, molto morbida, deliziosa, e la cuciniamo insieme a Paolo Limiti, quindi ricetta sua. E poi abbiamo la nostra ricetta salva cena. Anche in questo caso l'abbiamo presa da un personaggio hollywoodiano, cioè Gwyneth Paltrow, che è una grandissima cuoca, ha scritto libri, fa programmi di cucina, sempre cucina molto sana. La cuciniamo insieme questa ricetta in 8-9 minuti, non mi ricordo più, ma la facciamo a tempo in maniera da sederci proprio a tavola all'inizio del telegiornale. Quindi preparatevi le tortillas di mais, un po' di pomodorini, un limone, un avocado, mi raccomando che sia ben maturo, una birra, che se volete ve la bevete, se no la usate per fare la pastella, e del merluzzo o un altro pesce che andremo proprio a impanare per le nostre tortillas. Mi raccomando, la ricetta salva cena. E quindi io sono qui pronta con i miei ingredienti, però prima un po' di pubblicità e poi cominciamo con le linguine. Cosa mangiano le star? Allora, incominciamo a fare queste linguine di Sofia, che è Sofia Loren, nel nostro menù hollywoodiano. Prima cosa, butto la pasta. Ma sono linguine o gli spaghetti? Aspetta, Sono linguine, sì, dai. Sì, sono linguine. No, perché magari non li avevo, No, no, linguine. Allora, sale grosso. Qui c'ho 10 litri di acqua, quindi metto parecchio sale e diciamo un 250 grammi di linguine, che hanno una decina di minuti di cottura, quindi dovrei andare bene. Mescolo un po' perché sennò rimangono tutti appiccicati. Poi questa non è la ricetta salva cena, quindi me la posso anche prendere un po' comoda, che c'ho sempre quell'ansia del timer, o no? Qui non c'è nessuno. Oh. Allora, queste linguine sono al pesto, ma un pesto che ha inventato proprio Sofia Loren usando il prezzemolo al posto del basilico. E quindi vediamo un po' cosa viene fuori. Ci vuole un 100 grammi di prezzemolo, quindi un bel po'. Io incomincio a tritarne un pochino e poi aggiungo il resto. Allora, diciamo che non ne ho messo un etto perché mi sembra un po' tanto. Scusami, Sofia, ma... Allora, mettiamo gli altri ingredienti, che sono 30 grammi di pinoli, ma io a questo punto, visto che non ho messo tutto il prezzemolo, magari ne metto un po' meno, e una decina di olive nere. Cominciamo così. E lei dice 3 spicchi d'aglio, io dico mezzo spicchio d'aglio, perché non mi va, così, ecco. Oh. Qualcuno sta mica tenendo il tempo mai nella vita. Quanto sarà passato? 2 minuti? Mi contate tra 6 minuti controllo? Ok, comincio a dare una tritata. Ok, adesso mettiamo anche una cipolla tritata. Magari ne mettiamo un po' meno, così. Voi se avete il cipollotto rosso di Tropea o magari proprio un cipollotto piccolino, forse va meglio della cipolla questa qua. Vabbè, io ne ho messa poca. Poi bisogna mettere anche un po' di capperi, per cui non metteremo sale assolutamente, e 2 acciughine.
Ok. Anche tre, a me piacciono le acciughe. Ritritiamo aggiungendo sempre l'olio, perché così un pesto deve essere bello oglioso. Ecco. Tra l'altro voglio mettere qualche pomodorino a sbollentare, così poi lo pelo e faccio dei filetti che sono anche belli da vedere. Mettiamone quattro, dovrebbero bastare. Io a volte col pesto, per non renderlo troppo pesante, alterno un po' di olio con un po' di acqua di cottura, no? Almeno un po' più leggerino. Secondo me la consistenza è giusta. Sì, così. Perché il pesto a volte, dicevo, risulta indigesto, perché il basilico, mi hanno spiegato, è un gastrostimolatore. Allora, mangiare tanto basilico può far venire mal di stomaco ad alcune persone, tipo me. Io il pesto non lo posso mangiare, anche se mi piace tantissimo, per cui spesso faccio delle sostituzioni, o faccio il pesto di rucola, per esempio, che è buono, oppure ho imparato a fare il pesto di salvia, ma il pesto di basilico mi dà fastidio, e questa è un'altra alternativa. Ah, come mi sto bruciando orribilmente. Potete anche passarli nell'acqua, magari, un attimo. Ok. Allora, io li preparo, il Benedetta, pesto... scusa, sì. Manca un minuto. Ecco, c'hai paura, che scuocia sta pasta. Sì. Allora, vediamo. No, ma dovrebbe essere a posto. Sembra ancora, perché le linguine sono abbastanza dure, di solito. Durissime. Faccio ancora tempo a tagliare i pomodorini. Facciamo dei filettini, no? Come fanno proprio i cuochi, che tolgono tutti i semini e lasciano proprio solo la parte bella. Anzi, sapete cosa possiamo fare? Una brunoise, è giusta? Qualcuno sa cos'è una brunoise? No. Se ricordo bene, è non un trito, ma un qualche cosa di affettato molto finemente. Però magari dico una cretinata, eh? Dico una cretinata? Nessuno mi... Agata, è giusto? La brunoise, sì. Anche Agata è una esperta di alta cucina, eh? È vero. Facciamo sta brunoise in fretta, perché sennò mi scuoce veramente la pasta, eh? Così. Va bene. Scoliamo la pasta. Osteria. Che pentolone. Pericolosissimo. Ok. Non ho tenuto acqua di cottura perché sono una scema, però vabbè. Un po' bisognerebbe sempre col pesto, me ne sono proprio dimenticata. Un po' di questo pesto, bisogna vedere se metterlo tutto, magari anche no, Proviamo così. Il colore è molto bello. Allora, facciamo un bel impiattamento. Vediamo un po'. Ecco, qui ho fatto un impiattamento un po' veloce. Allora, un goccino d'olio ancora. Anzi, prima ci metto la mia brunoise. Un goccino d'olio. Poi io so che tra il pubblico c'è una amica di una mia amica che vive a Genova e quindi avrà assaggiato un sacco di pesti. Hai voglia di venire a assaggiare questo, com'è? Dai, vieni, passa di qua. Allora... aspetta che ti do una forchetta. Noi assaggiamola da qua però, perché l'impiattamento, quello più bello, non lo devo toccare. Vieni. Sincera, Tanto la colpa è di Sofia Loren, non è mia. C'è anche la cipolla, Anch'io sono curiosa. Non si sente tanto la cipolla. Buono. Adesso abbiamo tutti i denti verdi, però non dobbiamo più sorridere. Grazie, ti accompagno. Un disastro. Grazie mille. C'ho i denti verdi di sicuro, vero? Questo Sofia Loren non l'aveva mica messo in considerazione. Paolo Lisi. Hello, eccomi. Come stai? Bene. Ciao a tutti. Ciao. Benvenuti.
benvenuto. Grazie. Qui oggi facciamo un menù hollywoodiano. Parliamo, vieni. È vero. Parliamo di grandi star e quindi non potevi mancare tu che sei un grande esperto. Vieni, sediti. Allora, io tanto per incominciare starterei subito... Grande esperto subito. Non di cibo però, diciamolo. Beh, però subito. Fai una torta impegnativa, eh? La torta sì è carina. La torta, allora, beh, questo dolci. Lo metto qua. Si vede? Mm? Allora, giusto, due bollicine. Faccio gli onori di casa. Allora, ma tu con quale star hai brindato? Ma con tante, sai, con tante. Quella che mi ricordo con cui, per esempio, ho mangiato e abbiamo ordinato il buon vino italiano che arrivava era Betty, beh, io la chiamo Betty Bacol, ma Lauren Bacol si chiama. Che bella, la moglie di Humphrey Bogart, che adesso è una vecchiettina un po'... No, ti mantiene bene. Voglio dire, dai qua. Ce l'hai fatta? No. Allora, Betty Bacol, dico, è una... si mantiene bene, ma non è insomma ecco, vedi, opla, dai che porta bene, perché dovevo, porta bene un tubazzo. Come? Bisognava, sì, no, va benissimo. Qui bisognava, evviva, bisognava fare il, sai che, dammi qua che cosa asciughiamo. Dicevo che l'ho portata a mangiare un giorno ed era molto, lei molto chic, no? Era proprio certo. Una di quelle, la vera star di una volta, insomma, per cui l'abbiamo mandata a prendere con una Bentley bianca. È salita su questa Bentley, la prima cosa che ha detto era in ritardo per cominciare, poi è arrivata e ha detto, odio le Bentley. Certo, scusa. Specie se bianche. Mamma mia, aspetta Paolo, ne abbiamo ancora mille da dire. Prima ricapitoliamo la pasta di Sofia e poi ti voglio vedere Dai. In cucina. Pesto, ho tritato il prezzemolo con l'olio, i pinoli, le olive, l'aglio, la cipolla, i capperi, le acciughe, ho sbollentato i pomodori, li ho spellati, li ho tagliati a dadini, ovvero una brunoise, ho condito la pasta con il pesto e la dadolata di pomodorini. Allora, caro Paolo, oggi facciamo questa Angel Food Cake. Esatto. Raccontami un attimo che cos'è. Beh, il cibo degli angeli. Tanto io facendo quella originale. Ti spiego, noi useremo questa perché nelle case italiane abbiamo facilmente questo, quindi è più comodo. Se no, di solito si usa questa, vedi, perché ha la parte del centro, ve la faccio vedere, qui c'è la ricetta addirittura, perché proprio quella adatta, vedete, in modo che si possa fare tipo un ciambellone. Poi questa è una torta che si deve arrampicare lungo le pareti. Perché viene altissima, perché diventa vero? Alta così. Fantastico. Quindi è molto leggera, quindi non vi preoccupate perché è leggerissima. No, resta un po' umida, non è secca, quindi ha tutte delle qualità grandi. Molto curiosa. E allora... poi, insomma, è il cibo degli angeli. Esatto. Dai. Prima cosa bisogna... Allora, una ciotola, immagino. Allora, aspetta tanto... che mi devo inabissare di nuovo a prendere una ciotola. Tanto raccontiamo come gli ingredienti che abbiamo bisogno. Sì. Allora ci vuole della farina. Poca, vedo. Ci vuole, esatto. Adesso lo vediamo. Sono praticamente 170 grammi di farina, 180 grammi. Poi ci vuole dello zucchero a velo, praticamente un 56 grammi di zucchero a velo. Poi ci vogliono delle chiare d'uovo, ma ce ne vogliono tante, non vi spaventate. Mamma mia, 12? 12 chiare Fantastico. D'uovo. Da 12 a 14, larghe, perché useremo soltanto l'albume noi, non il tuorlo. Allora, per mi poterlo fare... una frittata pazzesca. Cosa me ne faccio tutti i tuorli che mi lasci adesso? No, beh, puoi fare magari la crema costa. Un sacco. Devo fare la crema pasticcera. Le puoi utilizzare. Non devi metterle in frigorifero perché sai che non vanno male. No, è vero. Allora, per poter partiamo dalle uova. Esatto. Allora, teoricamente sarebbe meglio averle molto fredde perché è più facile separare l'albume dal tuorlo. In solito si fa così. Perché, attenzione, regola numero uno, sono molto importanti per questa Angel Food Cake, deve essere il fatto che tu non devi avere assolutamente neanche un po' di tuorlo dentro, se no non monta. Quindi deve essere che, allora, io ti aiuto perché... No, vi consiglierei questa cosa così, no, voi sapete come si fanno le uova, lo so, sono così, vedi, questo va perfetto. Ah, io avrei fatto il contrario. E dove lo mettiamo? Aspetta, mettilo qui, perché io metterei, se dobbiamo montarlo è meglio montarlo qua dentro. No, però buttili dentro. Tu questo sei già troppo preciso. Questo qui, no, perché così ti rendi conto... Ma vuoi fare così 12 volte? Cosa vuoi fare? Dai. Se vuoi non lo facciamo, ma insomma, ecco, guarda, vedi? Questa qui era calda, abbiamo rischiato, hai visto? Perché se tu... Oh, ragazzi, dai, dammi una mano. Vabbè, ancora devo prendere anche io il mio ciotolino, però. Vabbè, forza, guarda, ce l'hai. Quanti ciotolini mi fai usare? Ah, guarda, vabbè, ma poi cosa. La torta è deliziosa. No, questo è vero. Ho anche un'amica,
l'Antonia, che è vissuta tanto negli Stati Uniti, che mi diceva: devi fare la angel cake. Vedi, adesso riesce a farla. Anch'io. Praticamente la cosa importante, ve lo dico subito, voi prendete... Stavo per far cadere l'uovo. Voi fate questo e poi adesso vedrete, dovremo fare due velocità di mixer per montarle, se non l'ho fatta a mano. Però è buona questa, poi la potete mettere con la frutta, la potete mangiare con la panna. Tu sei una, tu fai i dolci, sei un appassionato di dolci, mi smodatamente dicevi. Ho sempre detto che se un giorno mi dovessero dire: guardi, lei non può perché sa, le è venuto un po' di diabete corna, però può succedere, voglio dire, ahimè può succedere, ecco, una cosa di questo genere, dice: sa, lei non può, eccetera. Vedrete un piccolo omino sulla cima del Duomo che sei tu con una torta in mano. Esatto, addio mondo crudele. Perché no, sto scherzando, poi uno se deve fare la dieta lo fa, certo, volentieri. Qui però, c'è dell'acqua, sì. Sì, certo. Ma tu cucini quando? Quando c'hai tempo di cucinare? Di notte. Ah, di notte? Sì, perché io lavoro molto di notte e quindi verso le 2 o le 3, se lavorate, eccetera, anche 3 di notte così, mi viene una fame incredibile. E ti metti a fare le torte. Certo, ti metti lì, fai la torta, finisci, poi vai a nanna. Poi dovete alzare tardi al mattino, però, perché se vi alzate alle 7:30, dopo 2 giorni vi portano via in barella. Sì, infatti. Questo è chiaro. Allora, queste le uova le lasciamo qui un momentino. Va bene. Prima cosa, 56 allora, grammi. 168 farina e 56 grammi di zucchero a vela. Esatto. Quindi facciamo bene questa, ecco, questa perfetto. Cosa qui è fatta, perfetto. Adesso noi dobbiamo mettere anche insieme, attenzione, ci vogliono il cremor tartaro e il sale. Che cos'è che il cremor tartaro? Il cremor tartaro è quella cosina lì. Ah, pensavo fosse lì. È quello che serve, ecco, per montare i bianchi. Esatto, aiuta molto, sì. Perché se no magari rischi che... Certo, trova in farmacia, lo trovate in farmacia. Io vi dico che... Ma anche nelle drogherie. Sì, nuove. Nelle drogherie. Se non ce l'avete, non è che non vi viene, però questo vi sostiene un pochettino di più i bianchi d'uovo, esatto. Giusto? Va bene. Quanto cremor tartaro ci vuole? Ci vogliono 4 grammi e mezzo di cremor tartaro, che sono un cucchiaino e mezzo, okay. Praticamente. Ti do no? Un cucchiaino e mezzo. Sì. Quando usate, io dico vai. Cucchiaio da tavola o cucchiaino, mi raccomando, sono rasi e non vanno schiacciati. Ah, okay. Quindi li dovete prendere praticamente, li fate rasi, tipo questo, vabbè, un po' va per terra, ma... qui sì, sì, e okay. Mezzo va bene. Questa è la cosa, e mezzo di sale, ok, esatto. Vai. Mezzo di sale, ecco, ok, qua. E adesso si questo parte. È molto importante, adesso devi fallo tu, fai andare un po', no, le uova medio, che diventino un po' schiumose, hai capito, appena appena, non devi montare subito tutto. Dimmi come. Quando sono un pochino, ancora un po'. Mi stoppo. Mi stoppo. Adesso ti stoppi, fermati pure. A questo punto dobbiamo mettere... Ho capito, pian piano incorporiamo la farina e lo zucchero. Prima esatto, lo zucchero. Prima lo zucchero. Okay. A 2 cucchiai per volta. Dammi un cucchiaio da tavola. Ma mia, sembri uno scienziato che fa una pozione perché magica. Perché lei non capisce che sui dolci è come fare un'equazione no, matematica. Quando si tratta di queste cose dove bisogna montare i bianchi, c'è sempre, bisogna stare attenti, perché in effetti ti fregano. A 2 cucchiai per volta voi dovete mettere dentro. Va bene. Allora, questo, perché se no non vi sale abbastanza. Io poi me lo stacco questo braccio, lo porto... Ma dai, con tutto il giorno in cucina sei... È vero sì, o no? Ci vuole della forza fisica per stare in cucina. Cioè, non è utile che le donne dicano è dura la vita di una casalinga. Vi sembra lo quasi dura? Posso picchiare io o venite voi a picchiarlo, quest'uomo? Questa cosa è pronta, abbastanza pronta, quando vedrete quando che svengo. Farà dei... No! Quando svengo o è pronta? Adesso ti do la mano io, dai! Quando questa cosa è pronta, quando ci sono dei picchi nelle uova, abbastanza... Ah, giusto, è vero! Quando li tiri fuori... Vai, tu! Anche se non bisognerebbe mai cambiare mano, vero? Questo qua. Oh... Hai cambiato verso? No, mi raccomando. È uguale. No, non bisognerebbe. Ma figurati. Allora, adesso l'unica cosa che ho detto io, ma figurati. No, tu e leve un cucchiaino e le caldo, il freddo. Certo, bisogna stare molto attenti a questo.
Ma la farina la devi mettere quando è già montato? No, quando ci sono queste cose morbide, okay. Quando comincia a essere... Adesso, a parte gli scherzi, poi ti do il cambio, Paolo. No, perché no, è faticoso, guarda. Ma va, adesso dividi quella cosa in tre... Pensa in tre cose. In tre cose, ecco, esatto. Io lo divido sul serio, guarda, così. E non c'è più bisogno di setacciarlo. Questa, no, non c'è più bisogno. E te lo metto lo fai, sì, lo fai cadere sopra, aspetta. Vai pure, metti un po'. No, c'ho paura. No, ma hai un... ecco, questa qui ci vuole. Uh-huh. Attenzione, dovete, quando ma mettete questa... Ma puoi anche usare cosa... questa senza schiacciare. No, sì, è vero, uguale. Ma non l'avevo vista. Pazienza. No, giusto per sporcarmi un'altra frusta, ecco, no? Non troppo. Appena è sparita la farina, dovete smettere. Non giratela troppo, perché ogni volta che girate... No, si abbassa. Esce aria. Sì, esatto, allora, è vero. Mettiamole tutte? Ah, tutta? Sì, va bene. Vai, forza. E in America cos'è? Una torta da colazione, una torta da dessert? No, un dessert. Ecco, guarda, sì, è fatta. Adesso bella. Mettiamola nel coso. Ma però era c'è meno... ancora un po' di farina che so. Gira, eh. Aspetta, dai. Ma non devi girarla troppo, perché sennò no, me la fai salire. No, te la faccio, però togliamo la farina, sennò rimane tutta... Comunque, volevo dirti che se tu mescoli dal basso verso l'alto, non sì, succede niente. Sì, ma devi farlo velocemente solo due o tre volte. Boh. Un cucchiaino ce l'hai, sì. Perché lui queste cose le porta dall'America, Paolo? Tutti sì. Questi aromi deliziosi. Sì, perché è difficile trovarli qua, nel senso che noi li abbiamo anche noi, ma poi bisogna andare a cercare, per esempio, una cosa che non abbiamo, che è molto... il glucosio liquido, che è un po' così. Sì. No, lo usa il barman, sì. Questa è vaniglia, abbiamo messo vaniglia e l'altro cocco. Cos'è? E cocco. Buono. Questo potete mettere anche vaniglia e mandorla, se sì, vi piace. Ci piace. Insomma, i gusti più. Che preferite, okay, va bene. Praticamente. No, adesso un'altra, un goccino. Senti, mi sono talmente tanto appassionata alla tua torta che poi non ti ho più chiesto niente di tutti gli aneddoti. Ma c'è una star che cucina? Beh, c'era Anna Magnani che cucinava benissimo. Vabbè, ma lei è italiana, è troppo facile. Vabbè, italiana, però lei per esempio faceva una cosa meravigliosa. Gira tu, va. No, che non la faccio cadere, ma figurati. Poi abbiamo le... Ecco, hai la spatola di... Sì, caro. Grazie. Sì, caro. Ma tu hai un aiutante o fai tutto da solo in cucina? Ma ti rendi conto? Ma che aiutante? Io non lo so, qualcuno che ti... No, anche perché sennò dov'è il divertimento, no? Perfetto. Mettiamo in forno. Allora, quanto deve cuocere sopra? 40-45 minuti. Comunque è molto facile capirlo, perché... Cresce. Non solo quello. La crosta diventa... bella marrone uh-huh. scuro e si creano proprio delle spaccature sulla torta. Ma noi lo vediamo subito, come... Paolo, guarda un po', perché ecco, il nostro forno è magnifica, magico. Magnifica. Il nostro mentre forno cuoce magico, l'altra... è vero, ha formato queste... Che bello. E indicano, poi ve ne accorgete, perché se voi mettete un dito sopra la torta a un certo punto, verso i 40 minuti, se vi torna indietro, no? Proprio un po' elastica, vuol dire che la torta è pronta. Come si schiodda? Ecco, non deve affondare e restare fonda. No, ma al coso che si apre? No. Ah, c'è la cerniera! Ah, fantastico! Noi, ecco, noi abbiamo la cerniera. Aspetta, adesso che ti do un'alzatina, eh? Adesso ti spiego come va. Vedete, non è altissima questa, dovrebbe essere quasi il doppio. Mi sembra altissimo, però. Il dai. Doppio dovrebbe essere, arriverebbe così, insomma. Quella vabbè, era. Vabbè, sì. vabbè, oh, senti, noi abbiamo chiacchierato. Ha detto, bisogna aspetta. Smollarla un pochino, se aspetta. Hai un coltello sì. piatto, non fatelo andare così il coltello, proprio sì. tutto con un movimento lineare, ecco, perché così viene meglio. Allora vi volevo faccio, dire... Faccio, vado sì, io? Sì, vai tu, vai sotto senza... movimento lineare mi ha già messo in crisi, in genere... È difficilissimo. No, è perché hai preso a punta, sì, quelli piatti sono più... E non ce l'ho quello piatto e vabbè, io. Vabbè, ma così vai bene, se ci si può arrangiare anche. Adesso la prossima volta che viene Paolo mi devo... la giriamo per così? Sì, ma bisogna vedere se si stacca. Aspetta, proviamo a far così. Dai, su, vieni via, su. Noi non ditelo che l'abbiamo fatto. Guarda che ci siamo riusciti. Non ditelo che abbiamo fatto così. Ma che bella, è venuta bellissima Paolo, bellissima. E ha veramente una consistenza che non ho mai sentito in sì, una torta. Esatto, e quando è più alta è ancora più leggera. E basta, mi piace così, basta di dire che... Guarda che sei terribile. Cosa ci mettiamo sopra? Frutta va benissimo. Dai, bella, fai frutta, tu, allora, fai tu. Cominciamo che sei... a tagliare una fetta. Ah, non la decoriamo? Ma vuoi decorarla? Sì, no, vabbè, ma no, dai. No, dai. Un è po' bello, di zucchero, mi non ci vuole lo cosa, zucchero cosa. A velo? Una mia amica faceva un polpettone strepitoso. Dai, lo zucchero a velo. No? Ma è molto bello. Dico, ma come fa a stare insieme che non è cosa? Io uso lo scotch, mi ha detto.
Dico, sì, senti, ma la gente quando lo mandano a mangiare se ne accorgerà. No, perché servo prima un caffè bollente, si scottano la lingua, non sentono niente. Ma chi era sto genio del era male? Era una bravissima. Una volta dice, sai, avevo della gente a tavola, mi hanno detto, deliziosi questi crauti. Non mica detto che erano spaghetti io. No, vabbè, sì. Ma italiano o americano? No, americano. Ah, ecco, va bene. Noi italiani non abbiamo questo problema. Ragazzi. Sappiamo fare bene. Ma guarda che brava. Tu parli e io agisco. Adesso capisco tutto il tuo successo. Tutto lì, un ciuffo di panna e via. Urca, devo provare se... No, bisogna sempre farlo prima, perché sennò ti frega. E certo, il vestito buono. Il vestito buono, quello hollywoodiano. Guarda che Telchi, dai, portiamola là. La mettiamo qui. Ecco. Senti, io però prima farei il ricapitolo del piatto prima di assaggiarla, perché è dai, troppo bella così. Allora, grazie mille a Paolo Limiti per la sua super ricetta. Ricapitoliamo. Dovrebbe essere così. Guarda, è orribile così. Ma come orribile? È la torta più bella che io abbia mai visto. Sembra una nana. Abbiamo sgusciato le uova, abbiamo mescolato la farina con lo zucchero a velo, abbiamo iniziato a montare gli albumi con il cremor tartaro e il sale, abbiamo gradualmente aggiunto lo zucchero semolato. Una volta montata la meringa abbiamo incorporato la farina, abbiamo aggiunto le essenze di vaniglia e di cocco, abbiamo trasferito in uno stampo da ciambellone, abbiamo cotto 35-40 minuti a 200 gradi e servito con frutta fresca, zucchero a velo e panna. Tavola hollywoodiana! Con uno scampolo di, naturalmente, pelliccia sintetica, abbiamo fatto un runner che ricorda un po' i tessuti di cavalli, E con queste bottiglie, che sono bottiglie verdi dell'olio dipinte di acrilico, abbiamo fatto una sorta di Walk of Fame, dove abbiamo messo le date di nascita di vari personaggi famosi, ma io non ho voluto scrivere di chi sono, per fare anche un po' un gioco. Allora, 1963 è Brad Pitt. Poi c'è un 1926 che è Marilyn Monroe, questo si accende. Poi abbiamo un po' più avanti un 1920 che è Fellini, insomma c'è da divertirsi. Io adesso li devo accendere tutti perché ormai ho cominciato e si può fare anche una sorta di quiz con i vostri ospiti. E voilà! Prima di andare dal nostro ospite, però, ripassiamo ancora una volta la nostra ricetta salva cena, quella che facciamo insieme in 10 minuti prima che inizi il telegiornale. Oggi un piattino un po' etnico. Abbiamo le tortillas, pomodori, abbiamo un avocado maturo, del merluzzo, un lime. Facciamo dei tacos, delle tortillas, insomma, ripiene di pesce con delle salsine molto buone. Ma adesso andiamo dal nostro ospite, Giancarlo Polito. Come stai? Bene. Piacere di vederti. Direttamente dall'Umbria, dove hai questa meravigliosa locanda, la locanda del Capitano. Assolutamente a sì. A Montone, sì, vicino a Perugia. Piccolissimo borgo medievale del 1100. Che è un rifugio anche di personaggi famosi che sono, l'hanno scoperto dagli Stati Uniti, perché sono un po' di star sì, americane. Assolutamente sì. Che si abbiamo dilettano. Avuto il piacere di avere nel nostro piccolo salotto gastronomico personaggi come Colin Farrell, mamma mia, Ben Kingsley, non l'avevo riconosciuto, l'ho riconosciuto dopo 2 giorni. Ah, davvero? Sì, ma lui detto... sarà stato contento, perché magari era più sai che hai tranquillo. Ragione. Però la cosa buffa, gli ho chiesto, senta, io la sua faccia mi è nota, ecco, lei di cosa si occupa? E lui mi fa, ma io faccio veramente l'attore. Dico, senta, è così gentile da venirmi incontro e dirmi quali film... Ha detto Schindler, List, Gandhi. C'è una cosa sono da niente. Viola, no? Sono diventato viola. Però poi l'hai conquistato con le tue cene, i tuoi pranzi. Dimmi cosa ci prepari oggi. Allora, personaggi famosi, Hollywood, sei te che mi hai ispirata. Facciamo un maialino umbro in crosta on Walk of Fame. Ah, fantastico, va bene, quindi molto hollywoodiano. Assolutamente, partiamo? Dai, partiamo. Ecco, allora un pochettino di olio umbro. Vedo, dal colore vedo che è un olio speciale questo. È stato questo, spremuto circa 8 giorni fa. Ah, e lo usi anche per cucinare. Assolutamente sì. Io dico sempre ai miei ragazzi, ciò che fa alta, grazie Benedetta, ciò che fa alta la nostra cucina italiana sono gli ingredienti. Poi il resto, certo, è frutto della nostra fantasia, ma la nostra tecnica deve essere solo messa esclusivamente a servizio e a servigio dell'alta qualità delle materie vero, prime. È vero, parole sante. È vero, è vero. Aglio in camicia, assolutamente sì. Ok.
E dopo dare ancora un po' di profumi, ci mettiamo un po' di rosmarino. Ok, mentre tu metti il rosmarino, io dico pochissima pubblicità, perché dopo voglio vedere questo rosmarino, questo maialino, che fine fa, è tra pochissimo. A dopo. Nella mia cucina insieme a Giancarlo Polito, che ci prepara questo maialino in crosta con, vedo, del lardo, giusto? Abbiamo messo uno spicchio d'aglio in camicia, stavamo mettendo il rosmarino. Che aggiungere? Via col rosmarino. Il dono della sintesi. Iniziamo col nostro maialino. Ok, filetto di Allora, un filetto di maiale. Adesso andremo a tostarlo. Perché lo tostiamo? Uh-huh. Lo tostiamo in modo che tutti i liquidi, gli umori della carne rimangono dentro, altrimenti verrebbe il tutto lesso. Sì. Non ti ho fatto ancora i complimenti per questo tuo salotto, è veramente bello. Davvero, grazie. Qui noi possiamo essere bravi, non bravi, ma dobbiamo noi, con questa divisa da matti, ringraziare voi, perché ogni giorno non fate altro che parlare della cucina e il semplice cuoco, grazie a voi, inizia a diventare pian pianino artista e porta uno degli elementi e dei valori più grandi che l'Italia abbia mai avuto, che è la cultura, con la C maiuscola, della nostra cucina italiana. Ma che bello, grazie. Ma è la verità. Grazie, grazie. Allora, questo può bastare, Benedetta. Io ti spengo il fuoco. Ho una grande seconda in cucina oggi, questo sì, mi onora tantissimo. Devo fare poco, dopo che ho sbattuto tutte quelle uova con Paolo Limiti, io oggi sono proprio un assistente così, non faccio niente. E allora, andiamo a bardare pian pianino. Perfetto. No, lo sai che mi sono dimenticato un passaggio? Davvero? Ma questo cosa è il bello. Fare? Ti spiego. Ti faccio parlare troppo? No, 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 mi distrae no il tuo parlare, altro. Ah, che... Che complimenti! Che cos'è? Allora, ho preparato una riduzione di miele d'acacia e soia. Ah, giusto, infatti il colore lo ricordava un po'. Miele e soia, sì. Quindi c'aveva questo gusto un po' agrodolce. Bravissima, che infatti non andremo ad aggiungere durante la cottura sale. Né sale, brava. Diamo una piccola spennellata. Sì. Il tutto per circa una decina d'ora. In modo che questa marinatura pian piano possa entrare dentro. Noi oggi facciamo le cose un pochettino più velocemente. Posso insuzzare tutto? Ma tutto, guarda, grazie. Non ti preoccupare. Allora, iniziamo a bardare, come dicevo. Vai, io te li passo. Senti, ma questi americani apprezzano le nostre materie prime, la nostra cucina? Allora, ho la fortuna di lavorare tantissimo con l'America e l'Inghilterra. Ti dico una cosa che ci farà anche un po' di rabbia. Gli inglesi e gli americani non sanno cucinare perché non parlano, non ridono e non gesticolano italiano come noi, ma ne sanno in cucina molto più di noi, nel senso che se tu parli degli ingredienti, se parli di una semplice burrata pugliese, ci sono italiani che a volte dicono: ma cos'è la burrata? Allora, adesso okay. Lo mettiamo in forno? E come no? 180 gradi, 24 minuti. Qua dentro? Assolutamente sì. Allora, hai detto 180 gradi, 24 minuti. Sì, ok, sì. Allora noi abbiamo questo passaggio già pronto, per cui tiriamo fuori quello cotto. Guarda, lì ci sono le presine proprio da casa lunga, un po' bruciacchiate. Faccio io? Fai tu. E io metto questo. Ma perché non è finito ancora il procedimento? Ancora no. Quello è pronto comunque, quello il maialino. Quello è pronto e lo lasciamo riposare. Ok. Quindi un pochettino d'olio. Il nostro... aglio, questa volta scamiciato, e l'alloro. Ok. E cosa facciamo? Questo è un piatto che ricorda un po' le mie origini. Intanto... patatine, novelle. Bravissima. Cenere. Cenere cos'è? Di ulivo. Cenere di ulivo, ragazzi, che figata. Prima di venire da te, dalla mia Umbria, ho portato... un piccolo ramoscello di ginepro. Ah, infatti ce non è rosmarino. Questo è il ginepro. Vuoi un coltello prima che ti ferirti orrendamente? Ok. Infatti ho sofferto, ma in silenzio. Ecco, che uomo. E anche questo? Quanto tempo? Guarda, possiamo stare sullo stesso tempo del E allora infatti tiro fuori questo. No, mi faccio del male. Bruciano, tiro fuori l'altra cocottina con le patate cotte, quindi lo stesso tempo del nostro arrosto. Assolutamente sì. Oh, va bene, adesso le cime di rapa. Cime di rapa, stiamo arrivando. Le abbiamo semplicemente pulite sotto l'acqua corrente
e andremo adesso, eccole là, a farle croccare. Quindi senza sbollentarle, no, subito così che rimangono più saporite. Tutto insieme. Ho bisogno di un coperchio più piccolo per farle sedere. Eccole. Ma? No, no. A questo punto, una volta che sono cotte le cime di rapa, noi andiamo siamo a posto, andiamo a comporre il piatto. E adesso inizia pian pianino a prendere forma il Walk of Fame. Intanto loro vanno. Ah, già, è vero, Walk of Fame. Ho preparato una piccola riduzione di Sagrantino, è uno dei vini cardini dell'Umbria. Dovresti sporcarti le mani in cucina, ma vedo che lo fai spesso. Senza problemi. E cosa devo fare? Veramente? Certo. Ma io lo faccio. Cerchiamo di percorrere quello che è il man. Ah, e poi la metto qui. Bello, aspetta, me le lavo, così siamo sicuri che sono proprio super assettiche. Io do un'occhiata intanto alle nostre cime di rape. Vado? Sì. Walk of Fame. È tutto appiccicoso. Posso immaginare. Questo mi rimane appiccicoso. Ragazzi, lei si sporca veramente le mani. Vado? C'è qualche schizzo, ma è bella. Guardate che bello, la mano di Benedetta. È bellissimo, brava. È fortissimo però. Allora, iniziamo a riprendere il nostro maialino. E che intanto si è un po' anche riposato, poverino. Sì, bravissimo. Che bello. Lo sai, un giorno mi chiama, a novembre, una persona molto distinta, una signora, e mi dice: c'è un personaggio che non posso farle nome, che vuole venire nella sua struttura e prendere tutta la struttura per Capodanno. Porca! E tu che gli hai detto? Io ho detto: guardi, tutta la struttura, sai, temevo fosse una presa in giro. Tre sere dopo mi è venuto il grande Colin Fantastico. A trovare. Ed è stato con noi per il Capodanno ed è stato molto bello perché il mio ristorante era volutamente vuoto e c'era Fantastico. Il suo tavolo, due persone, e il tavolo della mia famiglia. Ma bello, cioè tu hai fatto Capodanno con Colin Farrell, che figo che sei, io tanto te lo assaggio. Ed è un mangione? È una persona che apprezza tutto, ma di piccole quantità, a dirti la verità. Ci preoccupiamo se è rimasta un pochettino di cenere. No, va bene, dai. L'ulivo che ricorda l'Umbria. Non può mancare. Assolutamente no. E chiudiamo con un semplice giro d'olio nuovo. Ed il piatto è il nostro... bellissimo! Vieni, portalo qua, Giancarlo. Il nostro maialino Walk of Fame è pronto. Grazie mille a Giancarlo Polito, verrò sicuramente in Umbria nella tua splendida locanda a trovarti, ricapitoliamo. Grazie. Abbiamo tostato il filetto di maiale con l'aglio in camicia e il rosmarino, abbiamo spennellato con la marinata di miele e soia, abbiamo avvolto con il lardo, abbiamo cotto 24 minuti in forno a 180 gradi. Abbiamo cotto le patate in forno con cenere e ginepro, abbiamo rosolato le cime di rapa in padella con olio, aglio, alloro, abbiamo servito la carne su una riduzione di vino e zucchero, accompagnato con le cime di rapa e le patate. E allora, siete pronti per la ricetta salva cena? Avete tutto preparato? Un avocado maturo con il cipollotto, il lime e i pomodorini e un po' di tabasco. Come si dice, il prezzemolo, il limone, pomodorini e cipollotto per fare il pico de gallo e poi il merluzzo o se volete il nasello, il pesce che avete a casa, la farina e una birra per fare il pollo fritto, il tutto dentro ai tacos. Questa è la ricetta di Gwyneth Paltrow, noi la facciamo in 10 minuti insieme prima dell'inizio del telegiornale. Allora, 10 minuti al TG. Questa è Matilde. Ok, ciao Matilde, aiutami. Farina, cominciamo a fare la pastella. Farina e birra, io la faccio così sempre. Farina, birra, occhio, fino a che non ho la pastella che mi serve. Ok, mescolando bene bene, un po' di sale. Poi, volendo si può mettere anche un po' di lievito se volete una pastella un po' più spumosa.
Io il lievito non ce l'ho, non ho tempo di andarlo a prendere, ma viene bene lo stesso, anche senza. Ok? Quindi praticamente ci mettiamo quasi una bottiglietta intera. Però tanto non vi ho detto quanta farina ho messo, quindi non vi serve a niente questa indicazione. Ho un po' di olio di gomito, poi se viene qualche grumino rimane un attimo lì e si scioglie. Un po' di sale. Già passato un minuto. 9 minuti al TG. È già passato un minuto, santa polenta, va bene. Allora, qui ci siamo. Io metto anche già la padella per scaldare le tortiglie, ok? Vediamo se l'olio è già pronto. Ma secondo me ci vuole ancora un attimo. Eh no, l'olio è pronto. Allora io incomincerei prima a friggere. Allora, si fa così. Questo è il classico merluzzo che trovate surgelato, no? A bastoncini. Per friggerlo bisogna un po' strizzarlo, perché essendo surgelato ha un pochino d'acqua dentro, no? Meglio surgelarlo un po', meglio strizzarlo un pochino. È l'unica accortezza. Poi passiamo nella pastella, così, e lo friggiamo. Dicevo, questa ricetta di Gwyneth Paltrow, che ha 2 figli. 8 minuti al TG. Mi sono bruciata. Ama molto cucinare, anche una rubrica. E fa tutte cose abbastanza sane, perché sì, c'è la frittura, però c'è il guacamole che è abbastanza leggero, i pomodorini, eh. Ok. Quanto ha detto mia figlia al TG? 8? 8. Ma sì, dai, ne faccio altri 2. Così. Voi come siete messi di tempo? Bene? Avete strizzato bene il vostro merluzzo? Che sennò poi schizza dappertutto? Ok. In 10 minuti mettiamo una bella cena a tavola. Poi ai bambini piace mangiare le tortiglie, se si divertono. Ok. Ho fatto un po' di macello, ma va bene lo stesso. Prendo una forchetta per dividerli un po'. Vedete che c'è un po' d'acqua comunque dentro. Secondo me anche Gwyneth Paltrow cucina con un vestito così. Se no che diva sarebbe. Allora, facciamo il guacamole. Per fare il guacamole bisogna non bruciare il pollo, il pesce innanzitutto. No, bisogna sbucciare l'avocado, che deve essere un po' maturo. Quanto manca? 6 minuti. 6 minuti? Sì, dai. Potevate sbucciarmelo già però dalla cucina. Cattiveria. Allora. Tanto lì bisogna toglierlo, Madonna, è un po' duro. Quando il guacamole è duro, io ci metto o della panna o del formaggio spalmabile. Oggi non ce l'avevo, solo dello stracchino, e ci metterò un po' di stracchino. Adesso mi taglio anche un dito, Far veloce. Allora. Vediamo un po' di tirare. 6 minuti al TG. Sì, amore, arrivo. Ha fame la mia bambina. Guardate che belli. Questi sono bellini, Così. Si possono fare anche un po' più piccoli, secondo me, da mettere nelle tortillas. Però noi oggi abbiamo fatto delle cose un po' grandi. Ok, e questo è andato. Allora, taglio il mio avocado. Io lo so che mi taglierò un dito facendo questa ricetta salva cena prima o poi. Eccolo qui. È un po' acerbo, non c'è verso. È andato. Tanto doveva uscire. Allora, mettiamo dentro con qualche pomodorino tagliato a metà. E tagliati. Ok? 2 pomodorini. Poi ci mettiamo un po' di cipollotto. Mamma, 5 minuti al TG. Sì, c'ho tempo, amore, va bene. Poi ci vuole un po' di lime. Oh, ma no, questo coltello non taglia più oggi, ce l'ha con me? Ci siete anche voi da casa? Se vi piace mettete anche un po' di tabasco. Non riesco a aprirlo. Se è per i bambini magari no.
Ok, allora, qui si trita tutto. Certo, faccio un macello qua. Vedete quello che vi dicevo? È rimasto molto a pezzetti. Io ci metto meglio un po' di formaggio spalmabile, io non ce l'ho, ci metto un po' di certosino, un po' di stracchino e magari una goccia di latte. 4 minuti al TG. Un goccio d'acqua. Ce la posso fare assolutamente. Odio questo latte, lo odio proprio, è una... Ok, vedete come viene più cremoso? Molto più cremoso. Ok, gli do ancora una tritatina, Buono. Perché è difficile a Milano trovare degli avocadi, si dice in plurale, che siano abbastanza maturi. Allora, cominciamo a mettere questo qua dentro, così, questo è fatto. Mamma, mancano 3 minuti al TG! Arrivo, amore, arrivo! Arrivo! Allora, se siete a questo punto siete già abbastanza avanti, Allora, io devo tagliare gli altri pomodorini per fare il pico de gallo. Il pico de gallo è una salsina di pomodori molto buona che si fa con la cipolla, il pomodorino, un po' di zucchero, un po' di prezzemolo. Allora. Ce l'ho il tempo, però il pomodoro deve essere tagliato piccolino, quindi se a casa voi siete rimasti un po' indietro, potete recuperare mentre io taglio il pomodorino. Ok? A proposito, se avete qualche ricettina veloce da darmi per la ricetta salva cena, mi raccomando, è il mio sito, il menù di Benedetta. Mamma, 2 minuti al TG. Ok. Cos'è che ho detto? Non ho detto l'indirizzo. Il menù di Benedetta.la7.it. Pomodorini per il pico de gallo. Poi ancora un po' di cipollotto. Qui bisogna tritarlo bene piccolo piccolo. Così. Come vado? Quanto manca? 2 minuti? Un cosa? 1 minuto e 29. Oh, qui siamo matti, mi devo dare una mossa. Un po' di zucchero. Dai, brava, bene. Un po' di limone, ma io ho lime, uso il lime che è già... È buona buona, questa salsina. Un pizzico di sale. Che ansia mi viene, io non voglio più fare sta ricetta. Ecco, è pronto anche il maialino. Mannaggia, via. Spegnete sto maialino. Ci mancava il maialino. Prezzemolo. Mamma, un minuto e parte il TG. Ok, Matilde, ci sono. Facciamo scaldare 2 tortillas, almeno 2. Allora, come abbiamo fatto tutto quanto? Merluzzo, pastella con farina e birra, abbiamo impastellato fritto, poi abbiamo fatto il guacamole con l'avocado, la cipolla, il pomodoro, il lime e il tabasco. Invece abbiamo fatto il pico de gallo con il pomodoro, il sale, lo zucchero, il cipollotto e il prezzemolo. Mazza, che cosa sono? Un computer, quanto manca? 20 secondi! No, aspetta. Dobbiamo fare... Allora, si fa così. Si mette un po' così. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Eccomi! Mamma, il TG! Poi però voi ve le farcite con calma. Ci mettete... Dentro ogni tortiglia un po' di merluzzo, un po' di pico de gallo, un po' di guacamole e, una cosa che mi ero dimenticata, un pizzico di sale! È il momento del telegiornale!